Daniele Bossari dopo il GF VIP già pronto per l'Isola dei Famosi 2018? Ecco cosa farà foto, video. Daniele Bossari è senz'altro uno dei personaggi più amati dell'ultima edizione del Grande Fratello VIP. L'ex volto di punta di MTV Italia è al momento uno dei candidati più seri alla vittoria finale del programma. Nonostante abbia lasciato temporaneamente il reality in seguito alla scomparsa del suo manager Franco Tuzio, Bossari è rientrato nella casa più spiata d'Italia, dalla quale sta raccogliendo sempre più ammiratori. Sul web sono fortissimi gli scontri tra i fan del buon Daniele e, soprattutto, quelli di Giulia De Lellis, due mondi apparentemente inconciliabili che mirano entrambi alla vittoria finale del proprio beniamino. Ma per Bossari potrebbe essersi già aperta la porta di una nuova opportunità fuori dalle mura della casa del GF VIP. Il gran finale del reality è previsto per il prossimo 4 dicembre e, qualunque sia il risultato di Daniele, per lui sembra essere già pronto un posticino altrove. Ma dove potrebbe volare il compagno di Filippa Lagerba Condiere SCK? E se l'opportunità venisse da un altro reality? L'idea che sta sviluppando la Mediaset è quello di coinvolgere il conduttore televisivo nella 13ª edizione dell'Isola dei Famosi. Le fasi di pre-produzione del reality di Magnolia proseguono a gonfie vele e, secondo voci di corridoio, Daniele Bossari sarebbe l'ideale come inviato sull'isola Hondurea dei VIP. Un'ipotesi che sembra sempre più concreta, anche se cronologicamente ancora piuttosto lontana. L'Isola dei Famosi, che sarà condotto da Alessia Marcuzzi, non dovrebbe cominciare prima del prossimo febbraio. Nel frattempo Bossari potrebbe godersi il momento di rinnovata celebrità, specie se dovesse risultare vincitore del montepremi finale del Grande Fratello VIP. Le possibilità ci sono tutte, al momento è in testa alla preferenza del pubblico grazie al 27 dei voti contro il 22 di Giulia De Lellis. Chissà che Daniele non si trasformi presto nel nuovo re dei reality e.